Buongiorno a tutti e benvenuti. Però sei un affabulatore, io non ho proposto niente. È Gianluca Pellegrini che mi ha fregato. Ti abbiamo fregato noi? Mi avete fregato voi, se no come Vabbè. fa? Quindi con un certo livello di incoscienza mi sono avventurato a questa. Quindi accomodati al No, piano. no, no, aspetta, aspetta, che casualmente è lì, vediamo se Perché poi bisogna dire pianoforte con te, perché per uno che lavora in Ferrari dire solo piano pare brutto. E ti lascio il pacco allora. Va bene, allora, proverò a coinvolgervi un pochino nel mio mondo, che è un mondo comunque da sempre un po' eclettico. Sono sempre stato convinto che i collegamenti fra le discipline siano fondamentali per nutrire la propria, come dire, anima creativa. E la musica, per esempio, è uno dei quei campi che a me danno grandi stimoli, grandi spunti. Allora, parlavamo di intersezioni. Prima Ratti ha parlato di intersezioni tra questi campi. Effettivamente parlerò un po' di questo oggi. E mi piace iniziare questo incontro con un omaggio a un grandissimo artista che è mancato da poco, Pinuccio Sciola, un mio conterraneo, grande artista, grande scultore, che ha iniziato la sua, come dire, ricerca plastica sulla pietra, arrivando poi a cercare una cosa incredibile che nessuno si sarebbe mai sognato di cercare nella pietra, cioè il suono del mondo, il suono dell'universo, il suono, come dire, ancestrale. Da queste sculture che sono bellissime vengono fuori dei suoni che ricordano molto i rumori di fondo dell'universo e io ho avuto col mio team il piacere di ospitare Pinuccio Sciola al Centro Stile Ferrari. È stato un momento bellissimo, dove abbiamo potuto non solo beneficiare di questo momento di scambio culturale, ma anche capire che ci sono dei collegamenti fortissimi tra il mondo degli oggetti fisici, il mondo degli oggetti tangibili e quello invece un pochino più astratto del suono e della musica. Quindi un omaggio a questo grande scultore. Allora, io ho provato a individuare alcuni elementi di contatto, appunto alcune intersezioni tra questi campi. Per esempio, quello fondamentale è sicuramente il fatto che, per esempio, il jazz è sicuramente un campo paradigmatico, è quello dove si sviluppano tutta una serie di fenomeni, quello dall'interplay al lavoro in team, al team building e così via. Dinamiche simili a quelle che si creano all'interno di un gruppo di musicisti, di improvvisatori che suonano musica jazz, la riscontriamo, io la riscontro per esempio nel centro stile, nel mio team. Noi lavoriamo veramente come un gruppo di musicisti, no? Perché è frequentissimo, per esempio, fare dei brainstorming, avere quindi degli scambi, dei momenti di ascolto. Ecco, questa è una parola importantissima, soprattutto nel campo della musica jazz. Dai jazzisti impariamo questa cosa, cioè la capacità di ascolto continua, perché se il musicista jazz non ascolta i fraseggi degli altri che vengono creati, vengono composti in quel momento, difficilmente si riesce a creare quell'interscambio, quel call and response, come si dice nel jazz, che invece è veramente foriero di grandi spunti. C'è un'altra cosa importantissima. Allora, ovviamente c'è il momento corale, un momento in cui si condividono le cose, in cui si definisce magari una struttura comune, una visione, e poi invece ognuno è libero di lavorare su questa struttura producendo interpretazioni diverse, originali. C'è anche il momento in solitaria, no? Quindi la solo, dove ognuno invece sta un po' nel suo spazio a cercare di quell'astrazione dal presente per immaginare un qualcosa che ancora si deve creare, no? C'è un'altra cosa molto bella secondo me, cioè il fatto che nel jazz, per esempio, l'errore non si deve demonizzare. Anzi, molti jazzisti come Miles Davis, diciamo, suggerivano proprio di vivere l'errore come addirittura un momento che può far nascere qualcosa di originale, di nuovo. Altri elementi di collegamento tra il mondo, per esempio, dell'architettura, della forma e in questo caso dell'ingegneria e la musica, è questo
ingegnere, architetto Yannis Kenakis, probabilmente ricordate il padiglione Philips, costruito nel 58 addirittura, ancora un esempio di architettura e di ingegneria veramente eccezionale, insieme, cioè lui lavorava nello studio di Le Corbusier, quindi lui aveva una visione molto particolare, era convinto che si potesse parlare a partire da regole matematiche, da algoritmi, e questi algoritmi potevano produrre delle soluzioni che potevano essere, come dire, utilizzate su media completamente differenti, quindi andando dalla musica all'architettura, all'arte e così via. E nella seconda parte della sua vita segue la sua passione per la musica, perché grande, acclamato compositore, crea quella che viene definita la musica stocastica, cioè è una musica basata su, appunto, su dei principi matematici. Era arrivata addirittura a concepire in modo completamente nuovo il sistema di notazione, e qui vedete che c'è una corrispondenza, adesso è soltanto un accenno, no? Una corrispondenza perfetta tra il modo in cui i suoni prodotti da vari strumenti vengono rappresentati con questo schema geometrico, architettonico direi, che è molto, molto significativo. Tra questo brano, Metastasis, e il padiglione Philips, che è una struttura, praticamente un paraboloide iperbolico, c'è una corrispondenza perfetta, che probabilmente molto pochi conoscono. Allora, nel jazz, abbiamo detto, gli aspetti comuni sono sicuramente quello della creatività incrementale, dell'improvvisazione, del team building, come ho detto prima, dell'interplay, e soprattutto questo orientamento favorevole al cambiamento. C'è un'altra cosa comune, no? Nel mio settore, nel mio campo, nel car design, il rapporto tra architettura e linguaggio formale è fondamentale. Cioè, il primo dà l'idea della struttura, della composizione, la struttura minima, l'altro invece è quello dell'espressione artistica, del linguaggio con cui si intende trasmettere un messaggio, cioè dare forma a un determinato oggetto. In musica c'è un corrispettivo, cioè tra struttura armonica e sviluppo melodico. Ma basta citare soltanto alcuni casi, il quadro Guernica. È chiaro che si basa la sua bellezza non solamente sui significati simbolici che trasmette, ma anche sulla struttura compositiva, che è abbastanza chiara. Quindi alla base di ogni opera, che si tratti di musica, di auto, di architettura, eccetera, c'è fondamentalmente questo importante aspetto della composizione, dei tagli compositivi. In una Ferrari è altrettanto valido questo concetto, partiamo sempre da questo. Una Ferrari a motore anteriore 12 cilindri, piuttosto che a motore centrale, hanno ovviamente caratteristiche, hanno degli equilibri diversi, ma sono degli equilibri che vanno trovati. Molto spesso noi parliamo, per esempio, di sbilanciamento dei volumi, che è una cosa un po' voluta, cioè come posso dire, cercare di creare una tensione semplicemente collocando gli elementi principali dell'architettura della vettura in un certo modo. È possibile in questo modo trasmettere non soltanto il senso dell'equilibrio, ma anche di un certo tipo di dynamic imbalance, direbbero gli americani, no? Allora, ecco, così nasce il progetto di una Ferrari. Parte da un qualcosa dove si comincia a definire un po' la struttura, l'organizzazione di tutti gli elementi, si evince da questa immagine anche la grande complessità progettuale, ingegneristica di una Ferrari, e il nostro compito sta un po' in quello che, citando una frase del grande Constantin Brancusi, è quello, lui diceva, che cos'è la semplicità? La semplicità è una complessità risolta, e la trovo una frase bellissima che guida un po' il nostro lavoro. Questo è il risultato del progetto La Ferrari, questa è la versione aperta che abbiamo presentato di recente. Poi c'è un altro aspetto che secondo me accomuna i due campi, no? Se ascoltiamo i grandi musicisti,
non sono soltanto dei grandi interpreti o dei grandi improvvisatori, sono anche dei maestri. Hanno una conoscenza tecnica, quindi un virtuosismo tecnico che a volte è inscindibile, no? Quando si parla di musica si parla anche di questo, però non può bastare ovviamente la conoscenza tecnica. Ci vuole qualcosa di più, ci vuole la capacità di saper esprimere in modo poetico un qualcosa, dare un senso, dare un significato, perché la tecnica da sola non è sufficiente. È la condizio sine qua non, ma non può bastare. Qui ci sono alcuni esempi invece dove, allora io ho visitato di recente l'Opera House. L'Opera House è un edificio incredibile. Disegnato nel 1957 da John Hudson, è stato scelto da una commissione con una tale forza, proprio per la sua forma evocativa, la sua forma simbolica, come appunto come simbolo che potesse rappresentare non solamente la città di Sydney, ma dell'intera Australia. Oggi non ci potremmo immaginare l'Australia senza l'Opera House. Eppure, guardate bene, quell'opera lì non era realizzabile con le conoscenze della tecnica delle costruzioni dell'epoca. Ci sono voluti ben 5 anni di calcoli, lavorando con uno degli studi più importanti studio di ingegneria del mondo, lo studio Arup, per capire come poterla realizzare da un punto di vista ingegneristico. Addirittura avevano iniziato la costruzione delle fondamenta senza ancora aver calcolato completamente o definito completamente la geometria delle volte. Però è interessante vedere come a volte ci si muove in questo modo. Si decide di voler creare un qualcosa, un'opera fantastica da un punto di vista simbolico, della bellezza, no? Per poi arrivare a capire come costruirla, come realizzarla. Quando facciamo una Ferrari può capitare anche di partire da questa, cioè da un'idea formale, e poi dobbiamo cercare di verificare se quell'idea formale si presta ad essere, diciamo, sviluppata, considerando ovviamente la performance, le caratteristiche di progetto della singola vettura. Qui vediamo la FXXK, che è la versione da pista della Ferrari. Questo è stato il primo modello virtuale, come vedete un insieme di soluzioni tecniche, di device aerodinamici che erano necessari per tenere su pista una macchina che potenzialmente può raggiungere quasi 400 km/h, ma sicuramente guardando il caos formale che c'è qua, non la si può definire una Ferrari. Quello che è stato invece necessario è stato interiorizzare tutti questi aspetti, tutti questi elementi tecnici, e trasformarli poi in una visione coerente, dando una veste, come dire, molto organica all'oggetto, che però fosse capace di integrare nella maniera più armoniosa possibile tutti quegli elementi. Le due forme faccio notare che sono assolutamente identiche da un punto di vista della performance aerodinamica, dell'efficienza aerodinamica, ma una è un po' sconclusionata, un po' scombinata, e l'altra invece è coerente e significativa. Ecco, qui vedete, dopo 8 mesi di lavoro, come l'oggetto si è trasformato. Adesso credo che mi tocchi fare qualcosa al pianoforte, perché sennò non so perché l'hanno... Allora, farò sentire solo alcuni frammenti, solo per rendere chiaro quali collegamenti ci possono essere fra i due mondi. Beh, visto che abbiamo parlato di questo, partirei da un brano di Keith Jarrett, che io adoro, considerato uno dei più grandi improvvisatori mai esistiti nella faccia della Terra. E un brano, lui praticamente quando va a un concerto tende a fare le cose migliori quando parte da zero, quando lui fa tabula rasa, e a volte si capisce bene che parte suonando senza ancora un'idea precisa, e l'idea si forma durante l'esecuzione. C'è un brano che si chiama Creation, che parte da dei suoni quasi cacofonici, quasi, come dire, dodecafonici, per poi a un certo punto arrivare a cristallizzare un qualcosa, a tirar fuori un tema.
chi ha l'orecchio più allenato sicuramente avrà sentito anche qualche citazione. C'è una frase che ricorda Aguad Marzo di Jobim. E sempre parlando di struttura, invece, ecco un caso tipico di struttura minima dove tutti i jazzisti, dove tutti i musicisti si ritrovano, anche quando si crea una jam session tra musicisti che non si conoscono, è quella tipica del blues. Il blues praticamente è formato da 3 accordi che sono basati sul 1º, 4º e 5º grado di una tonalità e sono sempre 12 battute, quindi c'è una sequenza precisa, quindi un'armonia, una struttura armonica ben precisa. Quindi accorditi. E poi. Ecco. Ovviamente si parte da una struttura, ma dopo bisogna inventare. Questo è il compito dei musicisti, cioè creare in tempo reale, creando anche un'empatia col pubblico. Innanzitutto dico una cosa, faccio come fa Ezio Bosso, prima di tutto chiedo scusa ai pianisti perché sennò no. Eccetera, eccetera. E si può andare avanti. Era solo un esempio, ma si può andare avanti per delle ore seguendo sempre questa struttura ritmica e questo tipo di successione armonica. Poi un'altra cosa importante è la vision, cioè non si crea nulla se non si ha un'idea in mente, un desiderio, un sogno, cioè si parte sempre da una dimensione, si deve partire dalla dimensione del sogno, no? Molte volte anche cercando di astrarsi dal presente e anche dai limiti che il presente magari ci pone per provare a immaginare qualcosa di futuribile. In questo è importantissimo lo spirito dell'invenzione e soprattutto l'audacia, il coraggio del nuovo, senza il quale non si fa innovazione, non si inventa nulla. Parto da questa, che è un po' una provocazione. Questo chi conosce l'UFO Ferrari sa che è nato un po' a posteriori, dopo il progetto della Ferrari. Ma in realtà, questo che è stato un po' un esercizio provocato dall'amico Flavio Vanetti, questo giornalista che crede ancora che qui in mezzo a noi ci siano gli alieni ed è convinto che saremo presto colonizzati, ecco, mi aveva chiesto di fare questo studio. In pochi giorni ci siamo messi, io e i miei collaboratori, a fare un'operazione banalissima. Abbiamo preso la Ferrari, la forma della Ferrari, spogliandola di tutto quello che la rende un oggetto automobilistico, quindi via le ruote, via tutto, abbiamo lasciato soltanto l'essenza, cioè il cosiddetto mantello, questa forma che spogliata di tutto appare subito un oggetto volante, no? Se andiamo a guardare bene, in realtà il progetto La Ferrari nasce così e questo è uno dei primissimi disegni del 2010, dei primi del 2011, dove si vede che questa ispirazione aeronautica, aerospaziale, in realtà è servita a dare una struttura, un principio formale all'oggetto che quindi dà riconoscibilità e chiarezza compositiva al tutto. Questa cosa viene un po' dal mio passato. Io quando ero ragazzino, Mike si ricorderà sicuramente, noi siamo nati con questa passione. Io leggevo i libri dove c'erano le immagini di Sid Mead, per esempio, questi bellissimi scenari futuristici, e immaginavo che l'auto del 2000 sarebbe stata qualcosa del genere. Ed è proprio grazie a questa ispirazione che io ho deciso fermamente di diventare un car designer. Il problema è che quando ho cominciato a lavorare nel 93 nell'industria automobilistica ho scoperto che si stava prospettando questo scenario, ben diverso da quello che abbiamo visto prima, dove purtroppo un ripiegamento verso il passato si cominciava a registrare, ma già alla fine degli anni 80, con quindi poi tutta una serie di esempi di retro design, quindi un approccio nostalgico,
di cui sono stato anche corresponsabile, lo devo ammettere, avendo lavorato sulla Fulvia Coupé, anche se lì mi ero un po' posto un obiettivo che spero si evinca da questa immagine, che era quello di sì prendere spunto dal passato, ma provare anche a cambiarne i codici in qualche modo e generare un nuovo linguaggio, degli stilemi capaci di dare una nuova, come dire, un nuovo impulso al marchio, per cui i giovani potevano ancora vedere questo oggetto come un qualcosa di moderno, no? Scindendolo dall'ispirazione originale. Ecco, però, quando guardo queste immagini qua, cioè i capolavori prodotti negli anni 60 dai grandi maestri del design italiano, da Castiglioni, Enzo Mari, Zanuso, Munari e così via, che cosa si vede qua? Si vede una cosa che è chiarissima. A loro del passato non interessava fondamentalmente niente. La loro l'unica intenzione era quella di rappresentare la società moderna, di creare delle nuove icone, dei nuovi paradigmi. Questi oggetti qua, nonostante siano passati tantissimi anni, sono ancora dei veri e propri archetipi, degli archetipi moderni. E questo è un esempio da non dimenticare mai. C'è una frase di Oscar Wilde che è bellissima, che dice che l'unico dovere che abbiamo verso la storia è quella di riscriverla, è quello di riscriverla. E credo che questa immagine la rappresenti molto bene. Tornando al tema della Ferrari, invece, diciamo c'è un altro aspetto, che è quello che riguarda invece l'espressione, l'espressione artistica, la ricerca di un linguaggio, di un linguaggio anche che sia metalinguaggio, quindi capace di trasmettere, di comunicare con i suoi segni, con le emergenze formali. Ma qui viene fuori un discorso molto importante, soprattutto per chi lavora in Ferrari, è fondamentale non dimenticarsi del passato, ma nello stesso tempo non esserne vittime, perché sennò è un disastro. Quindi qui nasce ancora, sia nella musica, sia nel design, nell'architettura, il rapporto tra modernità e memoria, cioè come possiamo gestire questo rapporto in modo intelligente, no? Secondo me l'uso della citazione è ancora un qualcosa di possibile. Questo è un esempio, pochi sanno che il frontale della Ferrari si ispira, trae spunto da una Ferrari del 61, la famosa Sharp Nose, che era caratterizzata da questo frontale molto particolare, no? Però se notate, è vero che ci sono dei richiami, è vero che c'è una ispirazione che è di tipo concettuale, ma dal punto di vista formale non ci sono dei punti di contatto, no? Quindi secondo me è questo quello che bisognerebbe cercare ogni volta di fare, cercare di interiorizzare, incorporare la storia con dei messaggi che anche magari di carattere subliminale. Questo è poi quello che ha portato, insomma, la ricerca sul frontale. Abbiamo visto la 488, questa è la 488 Challenge, dove si ritrovano un po' gli stessi stilemi, gli stessi elementi formali, che hanno ovviamente anche una matrice di tipo, come posso dire, basata un po' sul linguaggio delle Formula 1. Venendo all'ultimo punto, no, c'è la questione dell'intuizione, della serendipity. Allora, io sono costantemente un promotore di questi scambi, di questo approccio multidisciplinare, quello che appunto gli americani chiamano serendipity, cioè la capacità di cogliere uno spunto, un'idea, un'intuizione da un altro campo e trasferirla sul campo di interesse. E quindi per me è importantissimo nutrire la fantasia con una serie di stimoli che arrivano da campi diversi. Quando lavoravamo sulla Ferrari, per esempio, eravamo molto attratti da questo modo di concepire la forma. Il grande Anish Kapoor concepisce le sue sculture come qualcosa dove non c'è più confine tra superficie esterne e superficie interne. È un continuum. Non so quanti sanno che in realtà queste superfici sono basate sulle teorie matematiche di Riemann, la geometria di Riemann, la geometria a quattro dimensioni, è quella che era servita ad Einstein per definire il modello matematico dello spazio-tempo. E quindi ritorniamo ancora a questo discorso della matematica. Tutto nella musica, nelle forme, può essere, diciamo, ricondotto anche a un discorso di rapporti matematici, di numeri, però ovviamente questo non basta. Questo è quello vuole significare
quello che vuole significare è che se la forma la si concepisce come un qualcosa di integrato e non solamente un cover, un vestito, allora le cose cambiano, perché il rapporto tra forma e contenuto diventa molto più pregnante, molto più interessante. Questa è la Ferrari J50 che abbiamo presentato in Giappone a dicembre. È una vettura prodotta in 10 esemplari, ha una cifra considerevole, venduta ad una cifra considerevole, ed è, come vedete, la matrice è un po' quella che vedevamo prima. Ritroviamo un po' la forma dei due gusci contrapposti di quell'oggetto volante di prima, ma nello stesso tempo ci sono alcune citazioni del passato, ci sono degli omaggi alla storia della Ferrari. In particolar modo questa idea della fuga nera che divide i due gusci, che però diventa linea che integra una serie di servizi. Ancora una volta, come nasce la forma di un oggetto del genere? Nasce attraverso una serie di ricerche, di disegni, che poi portano un po' a concentrarsi verso alcune tematiche, verso magari uno stilema, un principio. In questo caso, per esempio, è stato molto importante questo tema dell'unotto, che doveva mettere in mostra il motore come gioiello, che integra anche uno spoiler in carbonio e che genera quindi questo un tema molto chiaro, che definisco iconico, nel senso che rimane subito impresso. E questo ci porta un po' a ragionare, riflettere su come nascono le idee. Ecco, ogni tanto ci interroghiamo su questa cosa, come vengono le idee, come nasce un'intuizione. Molte volte questa è la forza di un team. Quando il team condivide una visione, un'idea, una volontà, ci si convince che una tematica, uno spunto, può diventare fondamentale, e a partire da quello si costruisce tutto il resto. Questa è la macchina come poi è stata finalizzata. Sono forme, come vedete, molto moderne, molto semplici, molto chiare e anche molto architettoniche in un certo senso. Questo, ritornando al discorso della musica, mi fa pensare appunto a come nascono le idee, come arrivano gli spunti, le intuizioni. Questo è il famosissimo concerto di Colonia del 75 di Jarrett. Non so quanti lo conoscano, però è considerato il concerto per pianoforte, anzi il disco per pianoforte, è il più venduto al mondo. È un concerto interamente improvvisato. Se ascoltate l'inizio di questo concerto, è curioso perché si sente il pubblico che ride. Quando il pianista attacca a suonare, il pubblico ride. Mi sono spesso domandato il perché, finché un amico che conosce bene Jarrett mi ha spiegato il motivo. In pratica lui non era nella migliore non era in gran forma da 48 ore e aveva anche rischiato di far cancellare l'evento. Per cui durante la pausa, cioè durante l'attesa del pianista, ogni tanto veniva dato un messaggio preceduto da un jingle, da un suono, invitando il pubblico appunto ad attendere, ad avere un po' di pazienza e raccomandando appunto silenzio assoluto, perché quello che sarebbe successo sarebbe stato creazione in tempo reale. Che è una cosa che Jarrett tende spesso a dire, è qualcosa che si crea in modo diverso a seconda dell'empatia e del pubblico che si trova davanti. Il suono che precedeva questi messaggi era sostanzialmente... Sono stato di recente a Colonia, se andate là, nelle fermate della metropolitana, c'è ancora questo jingle che continua a essere utilizzato evidentemente nell'area di Colonia. Eccolo, in parte così. Thank you.
Grazie.